Ciao ragazze, ecco un nuovo tutorial, questa volta dedicato ai prodotti della limited edition di Pupa Milano, si chiama Paris Experience. I colori sono veramente molto belli, ho deciso di usarli per un tutorial semplicissimo di striping che potete tranquillamente provare a realizzare sicuramente con successo, perché è veramente veramente semplice. Allora, vediamo insieme che cosa ci serve per realizzare questa nail art. Come sempre abbiamo bisogno di una base e un top coat. Ho scelto quello di Siate per la base e il Sash Vit come top coat. Dalla nuova collezione Paris Experience ho scelto lo smalto 089 Deep Blue, lo 091 Lilac e lo 092 Velvety Fuchsia. Infine abbiamo bisogno di uno scotch di carta e di un paio di forbici. Come sempre, iniziamo stendendo la base. Proseguiamo stendendo due strati di lilac, che è questo bellissimo rosa viola, veramente molto simile all'ormai famosissimo Radiant Orchid di moda quest'anno. Ecco che comincia la parte più divertente di questa nail art, che è appunto lo striping. Ho deciso di dividere ogni unghia idealmente in tre parti e per farlo mi sono aiutata con lo scotch di carta e ho quindi colorato alcune delle sezioni che si sono create con gli altri due smalti, che sono lo 089 Deep Blue e lo 092 Velvety Fuchsia. Sicuramente avrete notato, tutte le unghie sono diverse fra loro, quindi ho deciso di alternare i colori e le sezioni per creare 5 disegni diversi. Chiaramente potete scegliere di fare diversamente da come ho fatto io, potete farle tutte uguali oppure potete decidere di fare un'alternanza di colori differente da quella che vedete nel tutorial. L'unica cosa alla quale dovete stare attente è che lo smalto dello strato inferiore sia completamente asciutto. Probabilmente avrete notato che in alcuni punti del tutorial effettivamente si sono create delle macchie sullo smalto sottostante una volta sollevato lo scotch dopo aver colorato appunto una sezione diversa con uno smalto diverso. Non è un grosso problema perché poi andremo a sigillare con il top coat, però se avete un pochino più di tempo di me a disposizione per realizzare la nail art, prendetevi più tempo e fate asciugare bene lo smalto. Una volta terminato lo striping, non ci resta che stendere un velo di top coat. Il tutorial è terminato, se vi è piaciuto e non volete perdere gli altri, iscrivetevi al canale. Ciao! I'm used to it, but now.